Una puntata di Polifemo dedicata al comune di Crispiano. Vogliamo far vedere le bellezze storiche, artistiche, culturali, naturali dell'area di Crispiano abbinate all'attività amministrativa. Tutto questo si chiama promozione del territorio, tutto questo si chiama crescita di Crispiano, crescita della provincia ionica e quindi di Taranto. E Crispiano fa anche brillare la Puglia della sua luce, la luce di Crispiano. Andiamo subito a dare così un antipasto, come dire, no? Un assaggino di quello che sarà il dibattito di questa sera, a partire dal sindaco Egidio Ippolito. Brevemente, sindaco, Crispiano un cantiere aperto, in continuo movimento, gemellaggio con la Cappadocia, Crispiano città del circuito Eden, Crispiano città europea. Crispiano è una città che vuole emergere, lo ha fatto nell'ultimo periodo a gran voce, dicendo noi ci siamo, facciamo parte di questo angolo d'Italia tanto bistrattato, qua ci sono le bellezze, c'è la storia, c'è la buona volontà della popolazione che vuole emergere. Crispiano, territorio delle 100 masserie. Ariel Signorelli, vicepresidente dell'associazione Pablo Neruda, tante iniziative, il Neruda Award e quindi questo premio Neruda 2017. Certo, seconda edizione del premio Neruda Award, dove premieremo delle eccellenze nel nostro territorio, ma non solo, ma soprattutto una manifestazione all'interno della quale andremo a valorizzare sicuramente il territorio di Crispiano, delle 100 masserie e di Taranto, che poi è la città più vicina a questo splendido comune. Antonella Miccoli, consigliere comunale delegato alla cultura, al commercio e allo spettacolo. Fare cultura e promuovere il territorio attraverso lo spettacolo significa favorire le attività commerciali, la crescita economica. Tante iniziative, ne cito qualcuna, Maggio in fiore, alle Crispiano porte, in fiore. Crispiano in fiore, Maggio, ho abbinato, vede, Crispiano in fiore e il programma dell'estate crispianese. Sì, in effetti stiamo in fase di chiusura del programma invernale culturale e siamo prontissimi per poter partire con tutta la programmazione estiva. Devo dire che c'è tantissimo, siamo in fermento, partiremo con Crispiano in fiore, ma c'è veramente tanto. Fino al 15 settembre avremo veramente tante bellissime serate da poter trascorrere insieme. Sabrina Pontrelli, assessore al bilancio e allo sport, i conti di Crispiano, con la tenuta salda della contabilità, le certezze quindi in campo contabile e le iniziative sportive come titolare della delega allo sport e quindi l'iniziativa dell'orienteering. Allora sì, Crispiano si prepara ad ospitare questa nuova attività pratica sportiva nelle date del 31 maggio e del 1 giugno. Si tratta, come dicevo, di una nuova pratica sportiva, di una gara ad orientamento che vedrà interessato il territorio del Parco delle Pianelle nella data del 31 maggio e il 1 giugno invece un orientamento nei vicoli del centro storico. Si prevede la presenza di numerosi atleti provenienti da varie parti del mondo e sarà un primo assaggio di quello che accadrà invece nel 2018, precisamente nel mese di settembre, quando Crispiano ospiterà il campionato nazionale di orienteering. Crispiano, dunque, città internazionale con eventi appunto internazionali. E dulcis in fundo, last but not least, Antonio Cardone, lui nella vita è un docente di economia aziendale presso l'alberghiero di Crispiano, ma è un appassionato di trekking. E allora parliamo della manifestazione, un accenno sulla manifestazione delle Filippiadi. Sì, buonasera. È la seconda edizione delle Filippiadi. In questo caso non è Crispiano che attende, ma sono 200 appassionati di trekking, running e trail running. Fremono, stanno già scaldando i motori, non vedono l'ora di percorrere 42 chilometri qui vicino nel Bosco delle Pianelle. Tre tappe, tre punti di storo per consentire a tutti di gareggiare, diciamo così, anche se non è competitiva la manifestazione. Quindi al 7, 16 e 32 chilometri c'è un servizio navetta per il rientro. Questo è importante ed è emblematico del fatto che non è una competizione, ma vogliamo che la gente si avvicini alla natura e al territorio.
Benissimo, e allora con Crispiano facciamo crescere Taranto, facciamo crescere l'area ionica. Che dire, Polifemo è questo, una trasmissione di denuncia, ma una trasmissione anche che sa apprezzare l'attività amministrativa, la buona attività amministrativa, Sindaco. E detto da me, che sono un ipercritico, vuol dire tanto. Bene, mettetevi allora comodi in poltrona, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, piattaforma Sky, canale 879, viva l'Italia Channel. Polifemo, l'informazione libera della città. Buona visione.